ripetiamo di nuovo, se qualcuno ha visto, non abbia paura, scenda anche anonimamente, se vuole mandare qualche notizia, si può pulire la coscienza, siamo a 2 anni e non sappiamo ancora nulla. Noi vogliamo solo la verità, non chiediamo altro e spero che si faccia luce al più presto. Non ce la facciamo più a vivere questa cosa, che sono 2 anni che non sappiamo se mio figlio poteva essere messo a confronto con il proprio errore. Vogliamo sapere solo la verità di quella sera per stare in pace, anche se sappiamo che nostro figlio non tornerà indietro, però ci vogliamo chiudere nel nostro dolore, vogliamo restare tranquilli nel nostro dolore e andare avanti cercando di portare i nostri figli a una vita normale. Noi sappiamo che le persone stanno capendo qualcosa. Questo ci aiuta tanto. Ugo vive con noi! Ugo vive con noi! Qualcosa che riguarda anche proprio la qualità della democrazia di questo paese, nel senso, nel momento in cui delle cose rimangono neanche impunite, neanche si arriva a raccontarle, ci si ferma prima, perché anche solamente il tentativo di fare luce su questi fatti viene vissuto quasi come un'offesa nella narrazione dei buoni contro i cattivi, dell'intoccabilità stessa di certi argomenti, è qualcosa che riguarda veramente tutti. Quella sera ci stavano tante persone, che queste persone sicuramente avranno visto qualcosa. Noi ripetiamo di nuovo, se qualcuno ha visto, non abbia paura, scenda anche anonimamente, se vuole mandare qualche notizia, si può pulire la coscienza, siamo a 2 anni e non sappiamo ancora nulla.